bentornati nello sfavillante canale Annessa Superstar. 5 cose che non ti faranno dimagrire, ma non ti faranno dimagrire mai e poi mai. O peggio, magari dimagrisci, ma li riprendi tempo record, perché c'è qualche cosa che non va alla base e che si deve modificare. Tipo qualche piccola abitudine, tipo qualche piccolo punto di vista, tipo cose, così, meglio. Più generico, diciamo, dico tutto, non dico niente, vabbè, cominciamo. No, guarda, il punto lo sai qual è, che adesso ne parliamo ovviamente, ma mettendo a posto qualche tassello, con il tempo non te ne fregherà proprio più niente di dimagrire. Cioè dimagrirai a prescindere, ti interesserà soltanto di stare bene, di perseguire quello stile di vita che hai adottato. Il dimagrimento è una conseguenza, ma è una conseguenza che si smette di cercare, si assapora il benessere e poi non si riesce a rinunciare. Va bene, parliamone, che è meglio che sto parlando già da un sacco di tempo. Non ho detto niente. La primissima cosa che non solo non ti fa dimagrire, ti farà fallire, ti getta in uno stato di frustrazione disumana, è questo: il cellulare. Che se da una parte è uno strumento fantastico, perché dà spunti, dà idee, e non dà approfondimento perché l'approfondimento ce lo dà lo specialista, ma ci suggerisce delle ricette, degli impiattamenti, degli esercizi, dove andare a fare qualcosa in particolare. Cioè è uno strumento pazzesco da una parte. Dall'altra invece ci potrebbe creare un'illusione di quello che non saremo mai. Mi riferisco a quando, ed è una cosa che succede a tutte le età, non sono solo le cosiddette ragazzine a fare un discorso del genere, capita a tutte le età, fidati. Il punto qual è? Guarda, mi piace questa persona, voglio essere come lei. Lei è il mio modello, io sarò come lei. Ora, sinceramente, se uno ci riesce non mi stupisce, nel senso che potrebbe anche essere, ma se uno non ci riesce e fallisce non mi stupisce affatto. Siamo tutti diversi, abbiamo tutti corpi diversi. Il punto di partenza non è avere un modello, voglio essere come lei, il poster appeso in cameretta, un giorno sarò come te. No, un giorno sarò io, la versione giusta di me stessa, ma anche la migliore. Comunque, la brutta notizia è che non ce la farai mai a perseguire quel modello. La bella notizia è che non ce la farai mai a perseguire quel modello. E sai perché è una bella notizia? Perché tu sei il punto di partenza, tu sei il tuo viaggio, tu sei la tua destinazione, tu sei il tuo traguardo. Perché essere qualcun altro quando tu già esisti? Lavora su te stessa e non wow, voglio essere come lei. No, tu sei tu. La tua vita è la tua vita. Le tue scelte sono le tue scelte. Quella che tu vedi in fotografia ha un'altra vita, ha fatto altre scelte e ha una struttura fisica non necessariamente uguale alla tua. In ogni caso, ringraziando il cielo, abbiamo tutti storie diverse. La seconda cosa che non ti fa dimagrire mai sono loro: salse, salsine, bibite, cose del genere, gelati. Questa è una cosa assai banale, ma secondo me è qualcosa sulla quale in realtà non si riflette abbastanza. Perché ogni volta che io sento discorsi è tipo no vabbè, tanto è liquido, e lì io faccio la domanda, la risposta è no vabbè, non si mastica. Ok, il fatto che la maionese non si mastichi non vuol dire proprio niente, ragazzi, niente. E perché tutte queste cose non è che sono fatte di antimateria. Anche quando, no, ma io faccio una dieta liquida, ma dieta liquida a base di maionese. Non hai idea di quanta gente mi scriva cose del genere? Tantissima. Non lo direi in un video. Il punto è, perché non vai da un nutrizionista? Se tutte le strade che stai percorrendo stai fallendo e ti fai del male da sola o da solo, perché non vai da un nutrizionista? Ci impieghi un sacco di tempo a dimagrire, ti direi una bugia, ma è giusto così, non è sbagliato dimagrire in tanto tempo. È che il punto, quello che pensavo io, è così facile ingrassare e così difficile dimagrire, lo so. Datti tempo, e più che altro ecco, regalati il tempo. Però ricordiamocelo sempre, la maionese o il gelato o il ketchup o qualsiasi altra cosa che contenga dei macronutrienti non sono fatti di antimateria e sì, fanno ingrassare e no, non fanno dimagrire.
sai cosa non ti farà dimagrire mai? Oh, mi attiro un po' di antipatie che ogni volta poi vengo bersagliata per settimane. Mi dispiace, devo dirlo. Le consulenti del benessere, ahimè, online ormai sono dappertutto. Cioè, è incredibile. Perché intanto io lo so perché si propongono quotidianamente con i loro prodotti. Poi tra l'altro hanno tutte quante lo stesso identico modo di approcciare, quindi io deduco che sia stata fatta loro una formazione tale da approcciarsi in quel modo, perché 100 su 100 dicono tutte e 100 la stessa identica cosa, quindi se tanto mi dà tanto, per un minimo di spirito di osservazione deduco che magari poi mi sbaglio. Il punto è il seguente: queste consulenti della bellezza, alcune delle quali si presentano come responsabili marketing nazionali delle loro aziende, che ci vuole una pazienza a volte, comunque non ti stanno vendendo il benessere. Cioè, se tu pensi che bere una bustina la cui stragrande maggioranza di contenuto è zucchero, perché il fruttosio, seppur semplice, è pur sempre uno zucchero, se tu pensi che una bustina come questa ti possa accelerare il metabolismo talmente tanto da farti entrare in deficit calorico, cretini noi che andiamo in deficit calorico, come ci dicono di fare i medici, i biologi, i nutrizionisti e quelli che hanno affrontato degli studi accademici. Io non voglio sminuire queste persone perché penso che ognuno di noi abbia diritto al lavoro. Il lavoro però va fatto, a mio parere, con molta onestà intellettuale. Sai perché ti dico questo? Perché mi è stato proposto lo stesso identico prodotto, cioè prodotto X, ok? Sempre lui, con i seguenti scopi: pre-workout, post-workout. Mi è stato proposto come sostituto ideale, queste sono state le parole testuali di almeno 70 persone in tutta la stessa giornata, del magnesio puro. Prodotto X è un prodotto energizzante, ma è anche un rilassante. Che modo, scusa. Coadiuva il sonno, mi chiedo come possa il fruttoso coadiuvare il sonno, e soprattutto stimola il metabolismo. La stessa identica confezione di prodotto, perché poi spesso e volentieri nel testo che accompagna con tanto di link, compralo, questo è il mio link, lasciando stare queste bustine che ti rendono più fertile ma sono anche degli ottimi anticoncezionali, lasciando stare questo, il problema delle consulenti del benessere è che è una cosa che io ho visto, ti mandano anche delle diete. A me le hanno mandate le diete, perché chi me le ha mandate non ha avuto neanche quel minimo di furbizia di andare a vedere con chi stava parlando. Voglio dire, sulla home del mio profilo Instagram ci sono tutti i riferimenti per andare a dare uno sguardo al mio canale, e solo aprendo il mio canale, un video a caso del mio canale avrebbe detto no, questa no, questa è il male, aspetta, mi avrebbero bloccata loro. Ma le diete non si fanno così, ragazze. Se vuoi dimagrire devi andare da un professionista. Non dico no all'integrazione, io sono la prima che integra, ma andiamoci piano, e se vendi questi prodotti pretendi di ricevere la formazione migliore che ti si possa garantire. La quarta cosa che non ti fa dimagrire è il marketing. Allora, nel box info trovi un paio di link dei video che ho fatto sulla lettura delle etichette, tra cui quella del diet light senza zuccheri aggiunti. Tutte queste cose qui sono veramente degli specchietti per le allodole, servono per vendere di più. Cioè, basta aggiungere una piccola percentuale di farina integrale o semi integrale in un impasto per scrivere della confezione integrale. No, in realtà c'è tipo un 20% di farina integrale, questo non lo rende del tutto integrale, perché se poi è sciroppo di glucosio, zucchero, e che abbiamo fatto? Che cosa? Non è perché c'è scritto integrale a posto. Posto che il fatto dell'integrale è anche lì, ecco, sull'integrale dovremmo parlare per un'ora, però facciamo finta di niente. Tutte le scritte sulle confezioni degli alimenti traggono in inganno, ci fanno sbagliare. Tantissimi marchi, ma anche nel nome che hanno, cioè quell'attimo in cui tu dici ah, ma allora non fa ingrassare, o peggio, allora fa dimagrire. Ma tu pensi che mangiando un cornetto dove c'è scritto fuori integrale dimagrisci? È il cornetto integrale, tra virgolette, che ti fa dimagrire?
No, ti fa dimagrire una catena di tante piccole azioni che si svolgono durante la giornata che insieme, in un contesto più ampio, producono quello che si chiama deficit calorico per cui tu dimagrisci. Senza zuccheri aggiunti non vuol dire senza zucchero. Leggiamo le etichette. Sempre. Il marketing, che non è il male del mondo, o forse lo è il male del mondo, non lo so, deve far vendere, questa gente deve fatturare. Io sotto questo punto di vista non mi sento di criticarle. D'altra parte, le scritte in etichetta sono veritiere, cioè se scrivono senza zuccheri aggiunti, è vero, non è stato aggiunto altro zucchero, ma non vuol dire che l'alimento sia privo di zuccheri. La scritta light, quindi in alcuni casi è light rispetto a un altro prodotto di riferimento, ma tanto light non è. Scritta integrale, e quella è la più a volte bastarda, perché se poi leggi gli ingredienti, sono contenta che tu abbia messo un 15% di farina integrale, ma poi non riesco a giustificare tutto con lo sciroppo di glucosio. Che cos'è? Un pugnetto di farina integrale che mi dovrebbe rendere più contenta? Grazie, ma no grazie. Quindi attenti al marketing. La quinta cosa che non ti farà mai dimagrire è il premio. Il premio in cibo. Me lo sono meritata. No, il cibo non si merita, o almeno in questo contesto non è né un premio, né un merito, né un diritto sotto questo punto di vista. In altri contesti, ragazzi, io sto zitta, faccio un passo indietro e chino il capo, io lì veramente non... Il cibo lì non solo è un diritto, ma dovremmo renderci conto di quanto siamo fortunati, anche solo perché possiamo scegliere tra quello integrale e semi-integrale. No, questo è lo sciroppo di glucosio, quindi non lo prendo. Insomma, ci sono persone nel mondo che sai quanto gliene sta fregando dell'etichetta. Quindi lì io sto zitta e faccio un passo indietro. No, quello che voglio dire io è un'altra cosa. Se per esempio il tuo obiettivo su 60 kg che devi perdere è intanto perderne 10, se riesci a perdere questi chili, ok, mi premio con una torta con la panna. Non è un premio, torni indietro, fai un passo indietro. Io mi premiavo, ogni 10 kg mi facevo un regalo. E poi una volta, tipo, ho fatto una specie di fioretto, non era proprio un fioretto, tipo, mangerò la pizza quando arriva a 60 kg, una cosa del genere. Presente quelle cose, se passano tre macchine rosse, allora va bene, ecco, il mood era un po' quello. La volta buona, cioè la dieta buona in cui io ho cominciato la grande galoppata, una delle cose che ho smesso di fare era proprio quella di premiarmi con il cibo, perché io prima mi premiavo con il cibo, tipo perdevo 3 kg e vai, aspetta, mi mangio un calzone fritto, una cosa del genere. Quindi se ti vuoi premiare, ok, ci sta, io sono stata la prima a farlo, quindi trovi tutta la mia approvazione. Ma premiati con una magliettina, con un libro, con un cinema, non ti premiare con la torta alla panna. Il mio consiglio è quello di trovare sempre l'equilibrio, perché il cibo sotto questo punto di vista non va meritato, ragazzi. Uno non si merita un pasto, perché non è una costrizione, un obbligo, una cosa devastante dover stare a dieta. Stare a dieta o comunque seguire un regime alimentare sano e pulito o equilibrato o di integrazione è un atto che si fa nei riguardi di se stessi, non è una cosa che qualcuno ti sta costringendo a fare. Queste sono le 5 cose che secondo me non fanno dimagrire. Se ti va, scriveresti le tue cose che non fanno dimagrire tra i commenti? Perché sono sicura che questo potrebbe portare tantissimi spunti a tutti quanti. E se non ti va di scrivere, però leggi i commenti, perché ci sono persone che scrivono sempre le cose meravigliose e danno tantissimi spunti di riflessione. Ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!